Buongiorno, buonasera, dipende quando guarderete questo video. Ovviamente chiedervi come state e come state affrontando questa quarantena è d'obbligo. È d'obbligo anche convogliare, anche attraverso questo video, il messaggio restate a casa. Io non ho subito registrato il video io resto a casa per il semplice fatto che io a casa ci resto comunque. Perciò l'appello lo faccio a voi, state a casa, cercate di comprendere che si parla di salute pubblica, poi di domande a cui lo Stato italiano dovrà dare risposte ce ne sono tante, ma il tempo delle polemiche è quando è passato tutto. Non ha nessun senso boicottare i decreti ministeriali. Per il semplice fatto che boicottate voi stessi e boicottate noi. Non si parla di dire io non ho paura e continuo a vivere nonostante il terrorismo e allora vado in piazza, mi vesto da puffo, siamo in tanti in una città, andiamo in discoteca lo stesso, viaggiamo lo stesso. Non è la stessa cosa. Dimostrate di avere molta più paura. Dimostrate di aver paura di ascoltarvi e di ascoltare. Non rimanendo a casa. In fondo sono pochi giorni, ci sono persone che come me sono a casa da anni, eppure siamo ancora qui e siamo sopravvissute, e anche bene direi. Poi c'è chi dice in realtà è una semplice influenza, non lo so, io non sono un virologo, non ho studiato medicina, per potermi esprimere su queste cose dovrei prima fare molte ricerche e parlare con persone che hanno competenze in merito. Che gli italiani siano pronti a seguire il primo carrozziere, il primo in bianchino che dice il virus corona non è pericoloso, mi lascia veramente interdetta, anche se fosse solo una forma influenzale particolarmente virulenta. Il fatto che ci siano delle persone morte e il fatto che si possa morire per il comportamento irresponsabile di un'altra persona, rende necessario obbedire al decreto ministeriale. Stiamo rischiando lo stato di polizia e tutto questo perché? Perché alcuni hanno deciso che in base a delle competenze che non hanno, questo virus, questa malattia non esiste. Chiacchierando con voi su Instagram si è sviluppato il tema epidemia testimone di Geova. In realtà epidemia Geova e società Torre di Guardia ci sta molto meglio. Qual è la visione dei testimoni di Geova, la visione della società Torre di Guardia riguardo alle epidemie o come vengono chiamate nella Bibbia alle pestilenze? Sono mandate da Dio? Sono forme di giudizio divino? Ebbene, nel glossario del sito ufficiale dei Testimoni di Geova viene data una risposta, perché definendo epidemia lo definisce come una rapida manifestazione di una malattia infettiva che può raggiungere vaste proporzioni ed avere effetti letali. Fin qui, ma attenzione, è spesso collegato all'esecuzione di giudizi divini. Qual è la definizione anche di pestilenza? Malattia infettiva che si diffonde rapidamente, collegata con l'esecuzione del giudizio di Dio, conseguenza della condotta peccaminosa delle nazioni. Geova ha sempre utilizzato nell'Antico Testamento la malattia come forma di punizione. Non per niente fu una delle sette piaghe d'Egitto. Ma anche nel Nuovo Testamento si parla delle malattie, delle epidemie, delle pestilenze come forma di punizione divina. E ancora di più nell'Apocalisse. Addirittura questo tipo di avvenimento fa parte del famoso segno composito di cui parla Gesù in Matteo 24, che preannuncia
la distruzione, la grande tribolazione e quindi la venuta del regno di Dio. Il segno composito è composto da diversi avvenimenti, guerre, terremoti, fame, che ci sarà una predicazione su tutta la terra e che verranno perseguitati coloro che fanno questo tipo di predicazione. E in Luca 21 viene anche citato il fatto che ci siano delle pestilenze. La società Torre di Guardia ha sempre intellettualmente e spiritualmente lucrato su questi brani del Vangelo per predicare la distruzione di questo sistema di cose. Ovviamente gli intendimenti, come ci siamo già detti più volte, sono variamente cambiati. In realtà pareva che questa pestilenza riguardasse la Spagnola, perché nel 14 ci fu la guerra, poi ci fu la Spagnola, poi ci fu la carestia, e quindi la società Torre di Guardia aveva promesso ai testimoni di Geova che la generazione che aveva visto questi avvenimenti avrebbe visto anche il termine del sistema di cose e la venuta del regno di Dio. Gli anni sono passati, ormai è passato un secolo, la generazione è bella che è andata, anche chi ha visto la seconda guerra mondiale comincia a invecchiare. Quindi è chiaro che questo tipo di predizione, questo tipo di profezia o di interpretazione o di intendimento da parte del corpo direttivo era errato. Infatti nella Torre di Guardia del 2011 la società Torre di Guardia indica chiaramente come non è detto che queste cose debbano accadere in tutta la terra contemporaneamente, secondo quello che era l'intendimento invece del 1974, ma bensì possono accadere in un luogo dopo l'altro. Quindi può accadere oggi una carestia in una parte del mondo, domani un'epidemia in un'altra parte del mondo e così via. Però quello che è importante sapere è che si sta avvicinando il giorno che è stato fissato per la grande tribolazione, un giorno che Geova ha già fissato dall'inizio dei tempi. Non si deve pensare che tutto andrà sempre peggio, 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 fino a che arriverà la fine del mondo. In realtà si adempiranno tutte queste parti di questo segno composito per far comprendere a coloro che servono Dio, che amano Geova, che si sta avvicinando la grande tribolazione. Ma poi vi sarà un momento di pace, di serenità, di tranquillità, in cui le persone torneranno a occuparsi delle loro faccende e sarà in quel momento che Dio interverrà per portare la fine di questo sistema di cose. Dobbiamo pensare che per la società Torre di Guardia, per l'interpretazione della società Torre di Guardia della Bibbia, la salute fisica e spirituale sono una benedizione da parte di Dio, mentre la malattia è il risultato del peccato e delle imperfezioni. Il libro Perspicacia, secondo l'uso delle scritture, che ci ha riservato tante soddisfazioni nel corso di altre trattazioni, nel secondo volume, parlando proprio delle attività peccaminose delle nazioni, dice che raccoglievano quello che avevano seminato e che il loro corpo carnale risentiva degli effetti dei loro errori, citando Galati 6:7. Questo tipo di epidemie, questo tipo di pestilenze, come quello che sta colpendo oggi il mondo, che come il coronavirus, sono viste da parte della società Torre di Guardia come inviate da Geova. Sono sempre state le malattie, le pestilenze, le epidemie degli strumenti da parte di Geova per punire gli esseri umani, per punire le nazioni che non seguivano le sue norme. I testimoni di Geova dentro di sé gongolano perché intanto vedono questo che sta accadendo come appunto una punizione da parte di Dio per la vita dissoluta e idolatra, egoista e materialista di questa società, di queste società.
e di tutti coloro che appartengono a queste società. E di conseguenza lo vedono come una vera e propria benedizione. Ecco, Geova finalmente sta agendo. Loro sono contenti perché sanno che da questo tipo di avvenimenti catastrofici dipende la venuta del Regno di Dio. E se qualche testimone di Geova si ammala e muore, è un male necessario. Se qualche testimone di Geova si ammala e muore a causa di queste epidemie, verrà risorto. Quindi non è visto da parte dei testimoni di Geova nessuna preoccupazione. Anzi, è fortunato, non dovrà vivere la grande tribolazione e verrà risorto direttamente nel nuovo paradiso. Quelli del mondo possono crepare in ogni epidemia, eccetera, perché fanno parte del mondo, quindi chi se ne frega, va benissimo così. I testimoni di Geova che muoiono, in realtà vengono poi risuscitati nel nuovo ordine, quindi loro sono a posto. Tanto è vero che mentre altre religioni, altre sette come gli avventisti, pur credendo negli ultimi giorni, nella fine di questo sistema di cose e che questo tipo di avvenimenti preludano la venuta del Regno di Dio, hanno mostrato la loro solidarietà per quanto sta accadendo e hanno annunciato le loro preghiere per tutti coloro che stanno soffrendo in questo momento a causa di questo virus. I testimoni di Geova pregano solo per i loro fratelli, quindi chiederanno a Geova di benedire, di proteggere tutti quei fratelli che sono e sorelle che sono nelle zone colpite dal virus affinché possano vivere o in serenità o comunque sia fatta la sua volontà. Ma non pregano per gli altri, non gli interessa nulla degli altri. Non gli interessa nulla se tutti muoiono, anzi meglio. Così ci sono meno cadaveri per cui devono fare i becchini loro nel nuovo. Ci si rende conto di quale sia la falsità di questa setta religiosa. Come si può gioire del male degli altri pensando di averne un beneficio? Cioè, quale profonda forma di egoismo spinge un testimone di Geova a considerare la propria salvezza così importante che possono morire tutti gli altri? E allora, quale spaventosa forma di egoismo può portare a pensare a un italiano o a qualsiasi persona nel mondo che sta vivendo le limitazioni del coronavirus che la propria libertà personale sia più importante della salute pubblica? Grazie per aver visto questo video. Arrivederci al prossimo video.